Nel dicembre scorso a Lugo di Romagna c'è stato un temporale di notevole intensità, ma al posto della grandine sono cadute delle palline, sembravano di grandine, sono completamente trasparenti, sembrano di fatte di ghiaccio, invece è un materiale particolare che si chiama Krillium. Questo Krillium è un brevetto Cordani, queste palline di Krillium vengono sparse nell'atmosfera, hanno lo scopo di controllare i nuclei di condensazione che generano la pioggia. Diciamo che se non c'è un nucleo di condensazione la pioggia non si forma. Queste palline di Krillium io le ho ancora conservate in frigorifero, non si decompongono mai, non rilasciano, non evaporano, diciamo, non rilasciano nulla nel terreno, servono al duplice scopo di fare da nuclei di condensazione e quindi da implementare o far sorgere la pioggia, il tornado, la grandine, la neve, eccetera, quando di nuclei di condensazione c'è bisogno. Come invece al contrario possono determinare il tempo secco quando invece il nucleo di condensazione viene assorbito da questo materiale che è una specie di spugna che si comporta anfotericamente.